Oggi il Vangelo ci presenta Gesù sulla barca con i discepoli nel lago di Tiberiade. Arriva all'improvviso una forte tempesta e la barca rischia di affondare. Gesù, che stava dormendo, si sveglia, minaccia il vento e tutto ritorna alla calma. Ma davvero non si sveglia, lo svegliano. Con tanta paura, era un discepolo che svegliano Gesù. La sera prima era stato Gesù stesso a dire ai discepoli di salire in barca e attraversare il lago. Loro erano esperti, erano pescatori e quello era il loro ambiente di vita, ma una tempesta poteva metterli in difficoltà. Sembra che Gesù voglia metterli alla prova. Comunque, non li lascia soli. Sta con loro sulla barca, tranquillo. Anzi, addirittura dorme. E quando si scatena la bufera, con la sua presenza li rassicura, li incoraggia, li incita ad avere più fede e li accompagna oltre il pericolo. Ma possiamo fare questa domanda: perché Gesù si comporta così? Per rafforzare la fede dei discepoli e per renderli più coraggiosi. Essi, i discepoli, infatti, escono da questa esperienza più consapevoli della potenza di Gesù e della sua presenza in mezzo a loro, e dunque più forti e più pronti a affrontare gli ostacoli e difficoltà, compresa la paura di avventurarsi ad annunciare il Vangelo. Superata con lui questa prova, sapranno affrontare tante altre, fino alla croce e il martirio, per portare il Vangelo a tutte le genti. E anche con noi Gesù fa lo stesso, in particolare nell'Eucaristia. Ci riunisce attorno a sé, ci dona la sua parola, ci nutre con il suo corpo e il suo sangue e poi ci invita a prendere il largo per trasmettere a tutti quello che abbiamo sentito e condividere con tutti quello che abbiamo ricevuto nella vita di ogni giorno, anche quando è difficile. Gesù non ci risparmia le contrarietà, ma senza abbandonarci ci aiuta a affrontarle. Ci fa coraggiosi. Così anche noi, superandole con il suo aiuto, impariamo sempre più a stringerci a Lui, a fidarci della sua potenza che va ben oltre le nostre capacità, a superare le incertezze e l'esitazione, le chiusure e i preconcetti, e questo farlo con coraggio e grandezza di cuore per dire a tutti che il Regno del Cielo è presente. È qui, e che con Gesù al nostro fianco possiamo farlo crescere insieme al di là di ogni barriera. Chiediamoci allora, nei momenti di prova, so fare memoria delle volte in cui ho sperimentato nella mia vita la presenza e l'aiuto del Signore? Pensiamo. Quando arriva qualche tempesta, mi lascio travolgere dall'agitazione oppure mi stringo a Lui, queste tempeste interiori, no? E mi stringo a Lui per ritrovare calma, per ritrovare pace nella preghiera, nel silenzio, nell'ascolto della parola, nell'adorazione e nella condivisione fraterna della fede. La Vergine Maria, che accolse con umiltà e coraggio la volontà di Dio, ci doni nei momenti difficili la serenità dell'abbandono in Lui. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi romani e pellegrini dall'Italia e dei vari paesi. In particolare saluto i fedeli di Sant Boi de Llobregat, Barcellona, e quelli di Bari.
Saluto i partecipanti alla manifestazione Scegliamo la vita. Il coro Edelweiss della sezione Alpini di Bassano del Grappa e i ciclisti di Bollate venuti in bicicletta. Continuiamo a pregare per la pace, specialmente in Ucraina, Palestina, Israele. Guardo la bandiera di Israele. Oggi l'ho vista sul balcone della tua casa quando venivo dalla chiesa di Santa 40 Martiri. È una chiamata alla pace. Preghiamo per la pace. Palestina, Gaza, nel nord del Congo. Preghiamo per la pace e la pace nella martoriata Ucraina, che soffre tanto, che sia la pace. Lo Spirito Santo illumini le menti dei governanti, infonda in loro saggezza e senso di responsabilità per evitare ogni azione o parola che alimenti lo scontro e puntare invece con decisione a una sola soluzione pacifica dei conflitti. Ci vuole negoziare. L'altro ieri è venuto a mancare padre Manuel Blanco, un francescano che da 44 anni abitava nella chiesa Santi Quanti Martiri e San Pasquale Bailon a Roma. È stato superiore, confessore, uomo di consiglio. Ricordando lui, vorrei fare memoria di tanti fratelli francescani, confessori, predicatori, che hanno onorato e onorano la Chiesa di Roma. Grazie a tutti loro. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.